Nassef Sawiris, indipendentemente dal documento del 2018, risulta ancora tra i membri del consiglio di partners di Exor. Qui Pistocchi dice azionista di maggioranza di Juventus FC, quello che diciamo noi, esonerati dopo i soliti accurati studi, diciamo semplicemente una cosa, ovvero sia che innanzitutto per chi volesse fare un esposto lo può fare, per chi volesse consulenza per fare un esposto noi siamo qui, per chi volesse consulenza su documentazione noi siamo sempre qui. Quello che vi voglio dire io è questo, che l'ho postato anche su X, la situazione con Giulini, che è un loro cavallo di battaglia, come ho detto stamattina, è totalmente diversa, perché Giulini, che tra l'altro ricordiamoci che con Barella ci ha tirato il collo fino all'ultimo giorno per avere 50 milioni, perché Giulini ha il dente avvelenato contro l'Inter, attenzione, e questo è dimostrabile, ma Giulini conta meno di zero, anche perché ha uno 0, puntolini, puntolini, essendo azionista di FC Inter. Il signor Sawiris, proprietario dell'Aston Villa, fa parte, non scherzerò in questo video ragazzi, perché ora bisogna fare i seri, il proprietario dell'Aston Villa, il signor Nassef Sawiris, fa parte dell'Exor Partners Council, che è un organo primario di Exor, con CEO Elkan, con Elkan al comando. Non me ne frega nulla se non è nel CDA, non me ne frega niente, è comunque una cosa da verificare e in maniera approfondita. E tra l'altro ci sono molti dubbi sull'operazione Luiz, vedendo poi i valori e soprattutto, come ho scritto nel tweet, sono pubblicizzati dai media. Gravina, dove sei? Gravina, dove sei? Li vogliamo salvare un'altra volta? Dimmi, sono innocenti, dici qualcosa, Gravina, com'è possibile una roba del genere? Vogliamo ricordare lo scambio Pjanic 70, Pjanic e Arthur? Pjanic valutato 76 milioni di euro e Arthur 84 milioni di euro. Sicuramente era una roba regolare, ma la vogliamo valutare? Pjanic 76 e Arthur 84. Quello io vi posso dire, indipendentemente da chi fa violenza sulle donne, non solo nel calcio, no alla violenza sulle donne. Questo è un video per rimarcare che sulle donne non bisogna fare violenza. Io sono contrario a qualsiasi tipologia di violenza sulle donne, perché già quando offendi una donna o quando la denigri è già una violenza. E ci sono youtubers che si sentono rappresentati da chi ha fatto violenza sulle donne. Vergogna! Vergognatevi! Voi che vi sentite rappresentati da chi ha fatto violenza sulle donne, siete come lui! Siete uguali! E le vostre mogli, le vostre fidanzate vi dovrebbero sputare in faccia per una roba del genere. Vergogna! Quindi ora, indipendentemente da questo, io con l'aiuto dei ragazzi, perché cioè guarda, io arrivo fino a un certo punto, poi dopo quando si comincia a entrare in dei tecnicismi legali, e poi dopo io vado da Pier, vado da Effenberg, vado da Alessandro C, Pier è un legale, un avvocato, ma
Il livello di preparazione, vi garantisco, di chi ci attacca è vergognoso. Questi hanno come titolo di studio il battesimo. Questi non sanno nemmeno di cosa parlano. Ieri sera ho visto masturbarsi, chiedo scusa per la parola, chiedo scusa. Perché c'era Deloitte che l'Inter cambia, perché l'Inter aveva cambiato società di revisione. Questi non sanno nulla. Questi basano delle cose sul niente, sul nulla. Per quello, quando però ci sono le cose importanti come queste, perché poi alla fine te mi dirai, ok, però Bibio, il documento è vecchio, il documento è vecchio, amico, ma lui è sempre uno dei membri, informati. Bisogna approfondirla questa cosa qui, attenzione. Allora, per chi aveva voglia di fare l'esposto e di spendere, qui lo puoi fare l'esposto, quando ti pare, perché questa è una roba che va approfondita, io te lo dico. E non ti preoccupare di questi qui che ci rompono i coglioni. Questi non sanno nulla, non hanno la minima idea di quello che dicono. Ciao Inter. Vergogna per la violenza sulle donne. Vergogna.